Bella a tutti ragazzi, c'è Iflex che vi parla ed oggi siamo in compagnia di Zuc Dandy. Zucca. Vabbè, come avete già letto dal titolo, in questo nuovo video andremo a parlare dell'aggiornamento di Minecraft, è il secondo video che avete visto oggi, quindi tanti like. E poi mi raccomando, non lo chiedo, vabbè, l'ho detto anche nel video di qualche ora fa, però vabbè, siccome è un video importante, condividetelo per diffondere il più possibile la notizia. Allora, iniziamo a parlare subito dell'aggiornamento senza dilungarmi in chiacchiere. Allora, come prima cosa parleremo dell'argomento principale di questo aggiornamento, ovvero l'end. Allora, come prima cosa aggiungeranno le famosissime elitra. Si sono decisi finalmente quelli della Mojang ad aggiungere l'elitra ed è confermato la notizia. Quindi l'elitra li troveremo a sua volta nelle anche famosissime End City. Per arrivare all'End City ovviamente dobbiamo prendere il portale. Questo portale si sblocca uccidendo il drago dell'End. E quindi ovviamente aggiungendo l'End City poi noi troveremo l'Endrod, sarebbero quelle specie di candele, poi il Shulker che è il nuovo mob che noi lo troveremo in queste fortezze dell'End. Poi troveremo anche la testa di drago e ovviamente anche i nuovi blocchi che si trovano nella fortezza. Mi E anche pare ciò lo sfui. che... Ecco, anche le piantagioni di quello che ha detto Dandy. Guarda, Dandy, ti pizzi un attimo da me. Cosa? C'è di un blocco di Bello. sabbia volante. Bello. Mamma mia, bug. Vabbè, continuiamo senza dilungarci in minchiate che non c'entrano niente col video. Allora, poi per quanto riguarda l'end, come ultima cosa, aggiungeranno anche che tu con le bottiglie vuote puoi prendere il respiro di drago, cosa molto bella. E poi parliamo delle altre cose dell'aggiornamento. Allora, come prima cosa volevo parlare delle nuove frecce, perché aggiungeranno tipo le frecce, la freccia avvelenata e tutti questi tipi di frecce. Ovviamente sapete meglio di me perché giocano al computer, io no, però vabbè. Poi non so se aggiungeranno la seconda mano e lo scudo, ancora non si sa, Le nuove pozioni. lo sapremo nella prossima volta. E come dice Dante, aggiungeranno anche le nuove pozioni. Poi per ultima cosa parleremo di una cosa che ha notato Dandy e me l'ha riferito. Allora, Dandy ha in pratica ha notato che in una foto c'è un tizio che tiene l'ascia nella hotbar. Ho detto Ottobre. giusto? Sì. Sì, ottobre, ottobre. Nella hotbar. Quindi questo mi fa dedurre che ovviamente la lascia perché fa più danno. Se voi vi ricordate quando è uscito l'aggiornamento sul computer, l'ascia fa più ancora oggi l'ascia fa più danno della spada. Quindi Ovviamente però senza acutezza. sì. Quindi io ci vado a pensare che aggiungeranno anche il sistema di combattimento come quello del computer. Non si sa ancora se l'aggiungeranno o meno, però sto facendo solamente questa piccola osservazione. Ovviamente l'immagine già vi sarà comparsa in basso a destra. E niente, guardate le miniere della giungla, quanto le amo, sono le più belle. Poi Dandy, se mi scordo qualcosa, puoi dirlo. No, va a posto. Ok, ho detto tutto, quindi raga, per Da questo secondo notare, me... di... aspetta, in memoria della VHC ho spaccato una foglia e mi ha droppato una mela, che è qui. Bello. Ah. No, a me no. Ah, forse perché sono in creativa. Sì. No, aspetta, non voglio provare questa cosa a fine video. No, a me No. niente. Però vabbè. Mese. Quindi raga, per questo secondo video di oggi è tutto, spero vi sia piaciuto questo piccolo gesto che ho fatto, ovvero portare due video oggi, cosa mai, cioè no, è successo in realtà. Mai vista su YouTube.
No, c'è tipo gente che porta del video, ma è con la connessione che ho oltre questo non posso fare. Quindi raga, per questo video è tutto, mi raccomando condividete questo video, lasciate un like, un commento, un like soprattutto perché voglio vedere se la serie vi piace, sì che il primo video vi è piaciuto un sacco. Quindi raga, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale da iFlex e dando tutto, bella. Jack è brutto.